Io sono Silvia, faccio parte della sezione Siena Valdelsa del partito dei CARC e abbiamo, diciamo, come sezione abbiamo sentito la necessità di organizzare questa iniziativa sul decreto femminicidio, proprio perché appunto la violenza di genere, il problema sociale sempre più imponente che riguarda questo aspetto, è qualcosa di cui si deve necessariamente parlare. Noi riteniamo come organizzazione che ci siano diverse criticità all'interno di questo decreto. E appunto ci siamo posti come obiettivo oggi, insieme agli altri relatori, appunto le compagne di Se non con Marta Quando e l'avvocato Irene Margherita Gonnelli, di far emergere queste criticità e in qualche modo anche di smascherare quella che è la reale portata di questo decreto, che dal nostro punto di vista non risponde in alcun modo assolutamente, non propone degli interventi reali atti a, diciamo, come dire, appunto intervenire su quella che è la questione dell'oppressione della donna, che per noi è una questione anche e soprattutto, diciamo, di concezione del mondo, legato quindi a una concezione del nostro paese oppressiva, che mantiene la donna all'interno di determinati parametri che la rendono vittima, oppure oggetto dell'uomo, oggetto di piacere dell'uomo, quindi c'è questa raffigurazione, angelo del focolare o oggetto di piacere. Noi vogliamo contrastare questo paradigma, diciamo così, interpretativo della donna e proporre quello invece di una donna che lotta consapevolmente per i propri diritti, proprio come ha fatto Marta Camposano, e quindi proporre, diciamo, un'idea di donna che si emancipa attraverso la lotta e che rifiuta quell'ingabbiamento che invece passa inevitabilmente attraverso questo decreto, il quale è, diciamo, un po' un mix di tematiche che molto poco hanno a che fare con la problematica appunto della violenza di genere. È un decreto che dentro spazia dalla repressione nei confronti OTAV fino alle province e quindi, insomma, ma la nostra intenzione è proprio quello di smascherarlo nella sua viltà anche in un qualche modo, no? Perché utilizza le donne come se fossero un alibi per una nuova ondata repressiva. E quindi noi oggi parleremo di questo, e sperando di suscitare, diciamo, l'interesse e di aprire anche una breccia critica, ovviamente, rispetto a questo problema. Io inizierei con una panoramica, diciamo, giuridica su questo decreto legge convertito poi in legge. Il decreto di cui si parla ovviamente è il decreto cosiddetto sul femminicidio, però quello che si vuole far notare anche con questa iniziativa è che sul femminicidio, per quanto si possa utilizzare questa parola che ormai è divenuta un po' di uso comune, c'è veramente poco in questo decreto. Il decreto è stato efficacemente definito da un onorevole 5 Stelle, un decreto Macedonia, e ora andremo a vedere il perché. Innanzitutto ci si può domandare se fosse necessario utilizzare il decreto legge che, come tutti sanno, è uno strumento che serve nella situazione di urgenza. Da un certo punto di vista sicuramente era urgente il problema delle donne viste come vittime di delitti efferati che ultimamente si moltiplicano, però se diamo uno sguardo obiettivo alla storia del nostro paese, ci accorgiamo che è comunque una costante. Quindi forse non si può neanche parlare di emergenza femminicidio, proprio perché è qualcosa di inveterato nel nostro paese, purtroppo, a livello culturale, prima che essere un fenomeno dell'ultima ora. Oltretutto, questo decreto-legge, diciamo che, almeno a mio modesto avviso, presenta alcuni profili di dubbia costituzionalità. Innanzitutto è la prima volta in assoluto nella storia del nostro ordinamento che si legifera in materia penale con questa misura del decreto-legge. Come è noto, il decreto-legge, come tutti gli altri strumenti, deve avere delle precise caratteristiche per salvarsi, diciamo, dal giudizio di illegittimità costituzionale. Una di queste è l'omogeneità. Questo che appunto si può ben definire il decreto Macedonia è quanto di più disomogeneo ci possa essere. Sostanzialmente su 14 articoli, solo i primi 5 trattano del femminicidio e tutto il resto tratta di qualsiasi altra materia sostanzialmente.
Però bisogna dire che non tratta proprio di qualsiasi altra materia, tratta di materie ben specifiche e volte, a mio avviso, da una parte alla militarizzazione della lotta, diciamo, e dall'altra alla criminalizzazione del dissenso. Poi nel sommario esame che faremo degli articoli dal 6 e seguenti, vedremo infatti che appare tra le righe la volontà di mettere a tacere il dissenso, soprattutto per quello che riguarda le grandi opere. In particolare all'articolo 7, che poi vedremo, tra le righe c'è un riferimento non troppo velato alla Val di Susa. In quanto il cantiere TAP, ovviamente quello di Chiomonte, viene sostanzialmente qualificato a una zona di interesse militare, un sito di interesse militare. E qual è la ratio di questa equiparazione? Questa equiparazione consente di estendere al cantiere TAP la protezione data da alcune norme penali che appunto di cui godono i siti di interesse militare, che sono ovviamente tutt'altri, anche tutt'altre esigenze di vigilanza. Innanzitutto viene introdotto quindi anche per questo cantiere, per tutti i cantieri dell'alta velocità, diciamo, il reato di ingresso arbitrario in luogo di interesse militare e di introduzione clandestina in luogo di interesse militare. Ovviamente questi sono due reati puniti nemmeno poco severamente, diciamo. Oltretutto viene prevista una massiccia utilizzazione delle forze armate, quindi forze militari, a difesa di questi obiettivi e siti cosiddetti sensibili. D'altra parte il capo del decreto che si occupa di queste norme è molto chiaro nel dire che si tratta di problema di allarme sociale. Dunque, per iniziare con l'analisi delle norme, analisi ovviamente sommaria, delle norme previste sul, tra virgolette, femminicidio, vediamo che tra le principali novità abbiamo l'introduzione, sia come aggravante comune che aggravante per altri reati come violenza sessuale, minacce, eccetera, e l'aver commesso il fatto in presenza di un minore di anni 18 oppure in danno di una donna incinta. Mi permetto di far notare che sarebbe già stato possibile, sulla base del codice penale esistente, aggravare questa ipotesi in presenza di minori, in presenza di una donna incinta, o nel caso in cui questi reati, minacce, percosse, lesioni fossero state fatte per motivi di genere, così come non ritengo fosse del tutto sfornita di tutela, per fare un paragone, la violenza nei confronti di una persona che manifesta la sua omosessualità, per esempio, altro discorso di cui si è molto parlato e per cui si è ritenuto necessario un intervento normativo ad hoc. Degli strumenti dunque, almeno per queste due ipotesi, ora oggi noi parliamo del femminicidio, probabilmente c'erano già perlomeno una in abbozzo nel nostro sistema. Quindi perché sviluppare questo decreto? E la risposta probabilmente deriva dal fatto che si è voluto cavalcare, almeno a mio avviso, l'onda del consenso e dell'allarme sociale sul tema della violenza di genere per introdurre un vero e proprio pacchetto sicurezza che per decreto legge non sarebbe entrato mai in discussione. Dunque, abbiamo quindi queste ipotesi aggravate nel caso di una donna incinta, nel caso della presenza di un minore, e in particolare viene introdotto come aggravante il fatto che il reo, insomma colui che si è macchiato di questo reato, sia in qualche modo legato alla vittima. Quindi questo, anche basandoci sui dati statistici, è ovvio che sia stato previsto non solo come il vincolo di coniugio, quindi da parte del coniuge anche separato o divorziato, ma anche il vincolo di relazione con o senza convivenza attuale o cessata. Quindi la donna che viene picchiata, che viene in qualche modo violata da una persona che ha avuto anche solo un rapporto affettivo cessato e senza che questo abbia comportato una convivenza, si ritiene più tutelata attraverso questa norma. Del resto si fa un aumento di pena piuttosto sostanziale per quello che riguarda le minacce, e qui si introduce l'argomento dello stalking. Anche questo è un argomento di forte attualità e anche questo purtroppo è un argomento fortemente strumentalizzato.
Il delitto di stalking, che in realtà si chiama il delitto di atti persecutori, è stato introdotto da poco tempo nel codice penale. Qui già si trovano delle ipotesi di aggravante e quindi ugualmente se è stato commesso dal coniuge e una strana aggravante dell'aver commesso il fatto attraverso strumenti informatici o telematici. E permettetemi di chiedermi cosa possono avere di più grave gli strumenti informatici rispetto a strumenti più materiali, e questo francamente io non lo capisco. Oltretutto c'è un punto che creerà dei grossi problemi a livello di attuazione e riguarda la querela, cioè la denuncia con cui la donna, quindi si assume maltrattata, minacciata eccetera, si rivolge all'autorità per essere protetta. Dunque, la querela di solito nel nostro ordinamento si può sempre rimettere, salvo che il reato sia un reato particolarmente grave, quindi procedibile d'ufficio, e con la remissione della querela tutto finisce, tutto rientra e la donna non avrà, appunto, non dovrà portare avanti nessun processo. Solo di qui non si consente alla donna di revocare quindi la denuncia se si tratta di minacce particolarmente gravi per quel che riguarda lo stalking che ha ricevuto. E questo è un punto su cui desidero portare un attimo la vostra attenzione, perché l'aver reso irrevocabile la scelta della donna di denunciare, io temo che possa da una parte disincentivare la vittima di un reato quale lo stalking oppure un reato comunque attinente alla violenza domestica a chiedere aiuto, proprio perché nei delitti di questo tipo la vittima è in qualche modo dipendente, legata da una sorta di cordone ombelinale con il carnefice, e questo è un dato di fatto, e ponendo la vittima davanti alla scelta o fai la querela e non la puoi più tirare indietro o aspetti e vedi se cambiano le acque, io credo che molte donne sceglieranno la seconda opportunità. Oltretutto, una cosa che mi desta perplessità è questa irrevocabilità della querela che sotto un altro punto di vista. A mio avviso rientra sempre l'aver reso non reversibile la querela in un'ottica paternalistica, cioè in un'ottica in cui lo Stato si fa garante della salute fisica e psichica della donna, togliendole qualsiasi libertà di scelta. Non credo che sia in linea con l'idea di proteggere la donna ritenendola un soggetto consapevole e quindi consapevole anche delle proprie scelte. Ci sono altre misure per aiutare le indagini nel caso di stalking, e queste nel caso fosse verificata una loro effettiva attuazione non possono essere salutate con soddisfazione, quindi sono consentite le intercettazioni, si rende possibile la misura dell'allontanamento dalla casa familiare, addirittura l'opera della polizia giudiziaria se ne riconosce i presupposti, così come dell'arresto obbligatorio in flagranza. E oltretutto qui poi c'è un articolo molto particolare di cui so che parlerà successivamente la compagna Pisana, e cioè la concessione del permesso di soggiorno alla donna straniera vittima di violenze domestiche all'interno del nostro paese, a cui corrisponde l'espulsione o la revoca comunque del permesso allo straniero condannato. A parte questa stranezza per cui si dà un po' per scontato che la straniera vittima di violenza domestica debba subirla per forza da parte dello straniero, perché questa corrispettività mi fa un po', tra virgolette, sorridere, ovviamente non c'è niente da sorridere. E oltretutto, da un punto di vista giuridico, posso rilevare che non è previsto, uno strano assenso dell'autorità giudiziaria. Cioè, il questore non potrà concedere il permesso di soggiorno alla vittima se l'autorità giudiziaria non sarà d'accordo. Non si dà un termine per dare questo assenso da parte dell'autorità giudiziaria, non si dice come ovviare a un silenzio, immaginiamo, poi probabilmente non ci sarà dell'autorità giudiziaria.
E poi che il fatto stesso di averlo subordinato a un secondo parere mi sembra significativo dell'ottica limitativa in cui si vuole concedere questo beneficio, quello si può far passare insomma come un beneficio. Poi per quanto riguarda un altro punto importante di queste prime 5 norme del decreto legge, la definizione della violenza domestica. Si tratta della prima definizione legislativa di violenza domestica che a mio avviso non è del tutto soddisfacente. È definita infatti come uno o più atti gravi, ovvero non episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica all'interno della famiglia o del nucleo o da persone legate attualmente al passato da un matrimonio, da una relazione affettiva più o meno sfociata in una convivenza. Allora, intanto io terrei a far notare che per definire un episodio violenza domestica basta un atto e non è detto che questo debba essere non episodico, cioè nel senso un atto solo dovrebbe far scattare la tutela, non si dovrebbe aspettare per consentire alla donna di essere tutelata che questo atto isolato che manifesta una certa violenza in ambito domestico si reiteri più volte fino a essere non episodico e a quel punto da poter essere sussunto sotto la protezione di questo decreto legge, ormai legge ovviamente. Un'altra cosa importante, la segnalazione. Non è possibile fare una segnalazione anonima alle forze dell'ordine per far scattare la tutela nei confronti di un'altra persona o della persona stessa che non voglia essere riconoscibile. Le segnalazioni non anonime non verranno prese in assoluta considerazione. E questo ritengo sia un altro grosso limite di questo decreto. Oltretutto, come poi emergerà sicuramente nel discorso dell'altra relatrice e poi nel dibattito, un problema importante è quello dell'effettività di queste norme sul di contrasto alla violenza di genere. Infatti, se noi leggiamo gli ultimi articoli del capo dedicato appunto al femminicidio, vediamo che lo Stato si impegna con paroloni, con proclamazioni di principio, a tutelare la donna attraverso quello che viene chiamato un piano d'azione contro la violenza sessuale di genere. Quindi si parla di prevenire tramite l'informazione, la sensibilizzazione, i futuri atti di violenza domestica, attraverso la formazione degli operatori, attraverso il potenziamento dei centri, attraverso la diffusione di una cultura paritaria nelle scuole e in generale nella società. Il problema è che a livello dei principi non c'è chi può dissentire nei confronti di queste enunciazioni, però all'atto pratico la somma stanziata da questo decreto per l'attuazione di questo piano è ridicola, perché si tratta di 10 milioni per il 2013 che poi dal 2014 diventano 7 e poi così via per gli anni successivi andranno in porti diversi. In ogni caso, anche se sembrano circa, per quello che riguarda gli interventi enunciati sono assolutamente insufficienti e sappiamo bene nella pratica di tutti i giorni in che condizioni si trovano i pochissimi centri antiviolenza che oggi già esistono e quindi non si capisce nemmeno come si possa andare a potenziarli con queste risorse messe a disposizione, né tantomeno come si possa formare il futuro personale. Una cosa ancora più indeterminata è questa formazione che si dovrebbe fare all'interno delle scuole, all'interno della società, diciamo dei cittadini del futuro, e che dovrebbe essere mirata a un cambiamento di mentalità. Di sicuro questo è necessario, però anche qui ci si deve domandare con i tagli alla scuola pubblica, con i tagli a qualsiasi istituzione, diciamo non economica, come questo sarà possibile e oltretutto come queste norme possano avere una qualche presa su una cultura che ormai si trascina da decenni nel nostro paese, una cultura dove la donna, quando presa in considerazione, purtroppo anche dal legislatore, viene presa in considerazione come un qualcosa di debole da tutelare e non come qualcosa di paritario, un soggetto paritario rispetto all'uomo da tenere in considerazione sullo stesso piano. Io penso qui alle quote rosa, tanto discusse e tanto apprezzate anche da gran parte delle donne italiane.
senza pensare che comunque si tratta di una, probabilmente anche quella di una forma di discriminazione. Un riconoscere sostanzialmente la donna come soggetto debole e da proteggere da parte dello Stato e quindi, diciamo, in definitiva da parte dell'uomo. Per passare alla seconda parte del decreto e vedere così come questo decreto metta insieme norme di carattere a dir poco eterogeneo e quindi come questo decreto avesse come obiettivo qualcosa di ben diverso dalla protezione della donna dalla violenza di genere, vediamo nei due casi successivi si tratta innanzitutto di disposizioni finanziarie, quindi stanziamento di fondi, e per progetti in materia di sicurezza e sviluppo e tutela della sicurezza pubblica, soprattutto in caso di contrasto a fenomeni di particolare allarme sociale, quindi ci ricolleghiamo al discorso sui movimenti in ottavo, diciamo contro le opere di interesse statale, insomma. E quindi qui c'è una serie piuttosto complessa, tra l'altro, di disposizioni finanziarie sull'accelerazione di interventi di programmazione, sulla sicurezza, di un piano di sicurezza per le regioni del sud, di azioni di polizia comuni tra i paesi legati insomma, ad accordi internazionali, poi di accordi territoriali per il recupero dei siti produttivi. E poi passiamo a norme che vanno dal potenziamento del corpo dei vigili del fuoco, allo stanziamento di fondi e all'attribuzione di maggiori poteri alla protezione civile nel caso di emergenza nazionale, un'emergenza che ora può essere dichiarata per 180 giorni, prorogabili fino ad altri 180 giorni, quindi per un periodo piuttosto lungo, a discrezione sostanzialmente del capo del Dipartimento della Protezione Civile. E poi ci sono altre norme che ovviamente in un decreto legge non ci sarebbero potute entrare, quali l'uniforme della protezione civile, il grave problema della bandiera del Dipartimento di Protezione Civile e così via, e, fino ad arrivare nel bel mezzo di questo decreto alle disposizioni in materia di arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive, a cui nello stesso articolo sono mischiate norme di contrasto alle rapine, aggravanti alla frode informatica, se commessa con furto di identità digitale o no, e alla fine viene inserita una disposizione in materia di concorso delle forze armate nel controllo del territorio. Mentre finora si trattava di consentire alle forze militari al limite di perlustrare il territorio, ora gli si danno dei poteri di pattugliamento, sì, ma anche di vigilanza. Questo vuol dire che potranno fermare chiunque si avvicini a siti di interesse, diciamo siti obiettivi sensibili, ci dice la legge, quindi per esempio chi si voglia avvicinare al cantiere, si può ipotizzare se si ritiene che ci si riferisca qui tra le righe a un cantiere come quello di Chiomonte, chi si vuole avvicinare per scattare una foto potrà essere a mio avviso imputato per alcuni reati, intanto ingresso in un sito di interesse militare. Poi c'è l'introduzione di mezzi di spionaggio, quindi la macchina fotografica per esempio potrebbe essere un mezzo di spionaggio non consentito e potrebbe essere appunto anche identificato tranquillamente e prelevato dalle forze armate. E queste sono solo alcune delle tante disposizioni che ci sono, che danno più poteri anche per esempio alle forze armate sotto altri profili, però sostanzialmente, e qui mi avvio alla conclusione, quello che volevo far notare è che tutte queste norme eterogenee sono quelle che il legislatore riteneva veramente necessarie e non sono invece quelle sul femminicidio. Il femminicidio è stato semplicemente un ottimo carro su cui è salito il pacchetto sicurezza. Sì, io sono Marri dello spazio antagonista Nevroz di Pisa e oggi siamo qui a Siena per presentare la campagna Se non con Marta quando, una campagna che è nata dopo i fatti del 19 luglio scorso in Val di Susa, quando una passeggiata notturna al cantiere è stata violentemente attaccata dalle forze dell'ordine e in quella situazione ci furono diversi episodi di gravissima violenza e in più
Sette Fermi. E, durante quella notte tra le persone in Otav fermati c'era anche Marta, questa compagna di Pisa, che non solo è stata fermata e trascinata nel cantiere, ma è stata anche malmenata e soprattutto molestata dalle forze dell'ordine. In quell'occasione, appunto, poi subito dopo in tutta Italia c'è stata proprio una sollevazione a difesa della Valsusa e in solidarietà alla Valsusa. Il giorno dopo questi fatti Marta con coraggio denunciò pubblicamente quanto le era successo e da lì poi è partita una grande solidarietà. In particolare a Pisa ci siamo mossi, appunto, innanzitutto scrivendo un appello in solidarietà sia a Marta che alla lotta della Valsusa, e poi da una semplice foto scattata, che una sua amica si è scattata, una foto un po' provocatoria in cui appunto c'era questo cartello: se non con Marta quando, è nato proprio quasi come un virus sulla rete, per cui intanto tantissimi hanno cominciato a fotografarsi per mostrare la propria vicinanza a Marta. In quei giorni i fatti si sono susseguiti in maniera molto veloce. Marta, dopo l'attacco da parte delle forze dell'ordine, ha subito anche molti attacchi mediatici. Anche il senatore del PD Esposito l'ha attaccata in maniera molto violenta, dicendo che era una bugiarda e che era meglio se se ne stava a casa sua anziché andare in Valsusa. Comunque tutti questi fatti hanno comportato che in tantissimi le hanno dato la propria solidarietà, e di queste migliaia di fotografie che abbiamo raccolto, molto spesso accompagnate tra l'altro da messaggi in cui la gente esprimeva la propria vicinanza, abbiamo poi pensato che sarebbe stato bello provare a raccoglierle un po' tutte insieme per cercare di dare la misura di quello che si è mosso al fianco di questa donna coraggiosa. E di qui nasce questo piccolo librino, Se non con Marta quando, che raccoglie appunto tutte le foto, l'appello di quei giorni, le firme all'appello e poi i messaggi che ci sono sembrati più significativi, ecco, che ci sono arrivati in quei giorni. È un piccolo prodotto, ecco, senza nessuna insomma particolare velleità, se non quella di provare ad avere un po' tutto insieme questa solidarietà che inizialmente, anche per forza di cose, era un po' sparsa nella rete e non trovava un punto di insieme. Tra l'altro è l'occasione anche questa per provare a raccogliere dei soldi per le spese legali, appunto, dei tanti processi notav che ci sono, che sappiamo essere numerosissimi, in quanto sappiamo bene che la magistratura in Valsusa fa proprio un lavoro di attacco puntuale e quotidiano. Quindi niente, oggi siamo qui per questo, per dire un po' la nostra anche su quello che è il decreto legge 93, quindi il decreto contro il femminicidio, e per presentare questa campagna.